Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Franca Salerno che vi parla e da Ciro Sarnataro, regista della ripresa televisiva della Santa Messa in onda dal santuario San Francesco de Geronimo in Grottaglie, diocesi e provincia di Taranto. Grottaglie è un comune situato nel Salento settentrionale. Verosimilmente deve il suo nome alla presenza di numerose grotte e insediamenti rupestri in cui trovarono scampo gli abitanti del territorio, in fuga di fronte alle invasioni barbariche, questo fino al X secolo. È ritenuta patria dello scrittore latino Quinto Ennio e conta oggi circa 33.000 abitanti. Nel XV secolo il centro fu dotato di mura di fortificazione assieme al castello e alla chiesa matrice. Il castello, detto episcopio perché costruito per volere dell'arcivescovo di Taranto, Giacomo di Atri, successivamente dato in concessione al comune, è oggi sede del Museo della Ceramica, con sezioni dedicate a reperti archeologici e pezzi che risalgono all'VIII secolo avanti Cristo, e una sezione particolare è dedicata ai presepi. La lavorazione artistica della ceramica, sostenuta da specifici corsi di studio, è tuttora viva nella città, in cui c'è un intero quartiere della ceramica. Alcuni edifici pubblici e abitazioni private tuttora esistenti, con la varietà degli stili architettonici, attestano la presenza antica in città di nobili famiglie. Rioni più recenti offrono ampie piazze allietate da grandi fontane e non mancano spazi giochi per i bambini. Nel 1642 qui nacque Francesco de Geronimo. Ancora fanciullo divenne assiduo nella comunità di sacerdoti detta di San Gaetano, costituitasi nel 1641 presso la chiesa di San Mattia, chiesa nota oggi come Madonna del Lume. Fu grande predicatore delle missioni popolari nelle campagne, prima in Puglia, poi in Abruzzo e soprattutto a Napoli fino alla sua morte nel 1716, a 74 anni. Promotore del culto al taumaturgo San Ciro, al quale innalzò una cappella nella chiesa matrice in pieno centro storico, San Francesco de Geronimo realizzò numerose opere sociali e per questo venne definito restauratore sociale. I lavori per la costruzione del santuario in onore del santo iniziarono nel 1830 con il concorso di tutti i grottagliesi sul posto della casa che gli diede i natali. La costruzione si concluse l'anno prima della canonizzazione, nel 1839. Adiacenti al santuario, altre stanze e locali, con varie reliquie e testimonianze storiche, molto venerate dai fedeli. La facciata neoclassica, con pilastri e capitelli ionici in pietra calcarea dura, colpisce per la purezza delle linee. L'interno, elegante, ampio e luminoso, a croce greca e a tre navate, con abside e cupola. Stucchi e fregi adornano volte e pareti. Affreschi e tele, provenienti alcune da Napoli, dono di Ferdinando II, altre dovute ai pittori Domenico Carella, Ciro Fanigliulo e Arcangelo Spagnuolo, impreziosiscono il sacro ambiente. In fondo alla navata sinistra la cappella racchiude la camera dove nacque il santo. Sull'altare l'urna con le sue spoglie traslate da Napoli nel 1945. Sull'altare maggiore la statua in ceramica più alta del mondo raffigura San Francesco de Geronimo circondato da una famiglia a ricordo della sua protezione. Le letture di questa liturgia, 29esima domenica del tempo ordinario, richiamano alcuni aspetti che ci aiutano a comprendere la bellezza e la ricchezza del servizio alla fede. L'importanza della preghiera, che non solo costituisce momento privilegiato e vertice dell'esperienza di fede, ma deve accompagnare tutto l'itinerario di vita del credente.
l'impegno personale e comunitario per imparare a leggere le varie esperienze umane alla luce della parola di Dio, la fiducia incrollabile nell'amore di Dio per ogni uomo.